facciamo stamani un aggiornamento sull'andamento dei lavori alle cosiddette spiagge di Ghiaia a Marina di Pisa. Dopo la pausa estiva durante il mese di agosto, a settembre sono ripresi come previsto i lavori. I lavori che consistevano nell'approvvigionamento di sabbia attraverso quella draga che tutti i marinesi hanno potuto vedere, che prelevava sabbia nel fondale antistante e poi lo depositava in corrispondenza delle celle per consentire al fondale di innalzarsi e per poi metterci successivamente, per poi porre in opera successivamente, come previsto, la Ghiaia. A causa di una serie di problematiche organizzative che hanno avuto le imprese esecutrici dei lavori, questi lavori hanno subito dei rallentamenti dovuti in parte anche al susseguirsi di una serie di eventi meteo marini che non consentivano le lavorazioni. Per inciso, dobbiamo dire che quella nave, quella draga, può operare solo in condizioni di mare molto favorevoli, cioè è sufficiente una piccola onda dell'ordine di grandezza di mezzo metro o poco più e la draga non è in grado di lavorare. Ecco, conseguentemente a questi ritardi che ci sono stati, dovuti sia a problematiche relative al reperimento del materiale ghiaioso a Carrara, sia a dei gravi guasti che ha subito la nave, una delle uniche due esistenti in Italia, per le quali era previsto il trasporto di Ghiaia da Carrara fino a Marina di Pisa, come dicevo prima, i lavori hanno subito dei rallentamenti. Tant'è che, trovandoci in questa situazione di approssimarsi del tardo autunno e dell'inverno, quindi periodi questi nei quali è molto più a rischio la presenza di forti mareggiate che avrebbero impedito non solo l'approvvigionamento di sabbia da parte della Ghiaia, ma anche il trasporto di materiali ghiaiosi via nave da Carrara fino a Marina di Pisa, le imprese hanno proposto all'amministrazione una cosiddetta proposta migliorativa che, riferendosi al progetto originario che prevedeva il trasporto via terra, prevede questa proposta il trasporto via terra anziché via mare dei materiali ghiaiosi da deporre per la costituzione delle cosiddette spiagge di Ghiaia. Proposta migliorativa perché, come prevede la legge, consente anche uno sconto, in questo caso significativo, pari a 50.000 euro da parte delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Una volta approvata questa proposta migliorativa, la settimana scorsa è stato iniziato il trasporto via terra da parte delle imprese del materiale ghiaioso. In questo momento, per un'altra serie di conseguenze, cioè l'alluvione che c'è stata a Carrara, che tutti credo conoscano, c'è stato un ulteriore rallentamento dell'approvvigionamento di Ghiaia perché le cave sono state chiuse. Quindi le imprese hanno sopperito con l'approvvigionamento di materiale esistente nei piazzali di valle, però chiaramente con ritmi e quantitativi di trasporto assai inferiori a quelli previsti. Quindi i lavori stanno procedendo, hanno subito dei ritardi, però stanno procedendo così come previsto, se non nei tempi, almeno nella loro scansione di esecuzione delle lavorazioni previste. Dunque, i lavori hanno subito, come dicevo prima, dei ritardi dovuti all'organizzazione delle imprese. Poi ci sono stati dei periodi di fermo contrattuali dovuti all'insorgenza di condizioni meteo avverse
e questi hanno portato a delle sospensioni dei lavori che approssimativamente si possono sommare nell'ordine di grandezza di un mese o poco più. Non sappiamo e non possiamo prevedere quali altre eventuali sospensioni ci saranno a causa del maltempo, però quello che è ferma convinzione dell'amministrazione è che questi lavori in ogni caso non proseguano nella prossima stagione balneare. Questo è un dato di fatto che l'amministrazione, per la quale l'amministrazione si è impegnata e si impegna fortemente, cosa perfettamente conosciuta anche dalle imprese, e anche loro si stanno in questi giorni sempre di più attivando per questo. Quindi una data precisa non è possibile darla a motivo delle considerazioni che ho fatto, però una cosa è questa, la possiamo definire con certezza, che non ci saranno, che i lavori saranno conclusi entro la prossima stagione estiva, quindi non ci saranno, così come peraltro previsto nel progetto originario, due stagioni balneari impegnate. Quindi presumibilmente si concluderanno all'inizio dell'anno prossimo, al più tardi nella primavera dell'anno prossimo.